Benvenuto Presidente, in realtà benvenuto mica tanto, nel senso che anche alla quarta votazione la fumata nera che vedete anche e che leggete sul nostro titolo è stata tale, quindi forse potremmo anche togliere quel punto di domanda, ma insomma il voto prosegue e evidentemente le parti proseguono nel non trovare un accordo, forse fanno melina, forse fanno strategia, forse i tempi della strategia potrebbero essere finiti, c'è chi, soprattutto sui social dove comunque si può leggere di tutto, ma insomma si comincia a leggere e a percepire anche un certo fastidio, se posso usare questa espressione, da parte dei cittadini, come a dire, insomma, siamo in una fase importante, delicata, in un contesto di totale incertezza a livello internazionale, magari meno Alfonso Signorini sulle schede e più, magari un po' più di serietà, ma questo, insomma, forse è un aspetto al momento secondario, oppure no. Ne parliamo con Alberto Mingardi, già in collegamento con noi, direttore generale Istituto Bruno Leoni. Professore, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi. Partiamo da un editoriale che ha scritto proprio Alberto Mingardi sulla Tercera, giornale spagnolo. Il titolo è El Niñero de Italia, con un Mario Draghi dipinto, ritratto, diciamo, mentre tiene in braccio la nostra Italia bianca, non so se voluto, dato che ultimamente è il momento delle schede bianche, ma probabilmente no. Resta il fatto che, insomma, questo è un editoriale con Draghi in primo piano, Draghi che nelle ultime votazioni sembra essere stato messo un po' in disparte. Però andiamo con ordine. E il Niñero de Italia, che cosa ha raccontato, professore, all'interno di questo editoriale? Il Niñero è il babysitter, per intenderci, e diciamo così, credo che se dobbiamo cercare di comprendere le complessità di questo momento e le difficoltà che attraversano i partiti politici per pervenire a una sintesi, dobbiamo partire dal ruolo del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non è come il Re di Spagna, non è come la Regina Elisabetta, cioè la sua figura non è esclusivamente cerimoniale. Anzi, negli anni scorsi e credo anche negli anni a venire, gli è toccato e gli toccherà una funzione diversa, quella di essere un po' un sarto, cioè di giuntare assieme maggioranze, di portare culture politiche a una sintesi comune, insomma di togliere le castagne dal fuoco a un sistema politico che molto spesso non riesce a reggere crisi di tipo diverso. Quindi è una situazione un po' strana, è come se i bambini dovessero scegliersi il babysitter e ovviamente se i bambini devono scegliersi il babysitter, gli esiti di questa scelta possono essere imprevedibili e complicati. E questo è sicuramente uno degli aspetti che potrebbe in qualche modo influenzare proprio in queste votazioni, diciamo così, i movimenti interni, perché effettivamente se mi devo scegliere un babysitter, io che sono, ipotizziamo, un bimbo di 6-7 anni, di sicuro mi prendo un babysitter che è molto, molto buono, nel senso che è molto permissivo nelle mie malefatte da bimbo di 6-7 anni. Ovvio che in questo caso però si parla di politica e quindi non bisognerebbe parlare di malefatte. Sta di fatto che la figura di Draghi al momento sembra un po' messa in disparte e io immagino, anche osservando lo spagnolo, non lo conosco benissimo, devo ammetterlo, ma guardando appunto anche la fotografia, posso immaginare che insomma in questo suo testo lei si sia esposto a favore del Presidente del Consiglio? La mia è una domanda, senza retorica ovviamente. No, l'articolo voleva essere un'analisi dei problemi che stanno dietro a queste elezioni. Il Presidente del Consiglio ovviamente ha delle caratteristiche, a cominciare da un curriculum senza pari, non solo in Italia, che lo rendono, come oramai si dice con questa parola che suona un po' male, sommamente quirinabile. Nello stesso tempo ovviamente dobbiamo chiederci a che cosa stanno pensando i partiti e come si arriva su un certo nome, su una certa elezione. Io credo che ci sia da parte dei partiti politici in Italia ogni tanto diciamo così, un po' il ricorso a una sorta di pensiero magico. Quelli sono i momenti nei quali
e gli ambienti nei quali la figura di Draghi è più in auge. Si pensa un po' di poter caricare 3.000 miliardi di debito pubblico sulle spalle di un solo uomo, e si pensa che Draghi possa servire a rendere accettabili ai nostri partner europei, anche alla comunità economico-finanziaria internazionale, qualsiasi scelta da parte dei partiti nel prosieguo di questa legislatura, che ovviamente nella successiva e anche in quella dopo, perché durando in carica 7 anni, come è stato osservato, di fatto questo Presidente della Repubblica vedrà 3 legislature. Ecco, quello è un elemento secondo me un po' pericoloso, non per Draghi, il curriculum per l'appunto lo rende sommamente quirinabile, ma per la nostra cultura politica in generale, un po' anche per il nostro paese in generale. Cioè, la scelta del Presidente della Repubblica è molto importante, ma non sostituisce il dover fare le cose che dovremmo fare per rendere sostenibile una situazione, la nostra, molto complicata. Tanti nomi dal centrodestra, tanti paletti da parte del centrosinistra. Il centrodestra in qualche modo sente il diritto, probabilmente anche a ragione, di quantomeno avere una certa precedenza, insomma, nella scelta, quantomeno avere la possibilità di indicare il candidato più giusto. Dall'altra parte, insomma, il centrosinistra non molla, anche in virtù comunque del fatto che non ci sono solamente queste due parti, ci sono più protagonisti. Ricordiamo il Movimento 5 Stelle, che ha più anime all'interno, diciamo che Grillo indica qualcosa e Conte capita che ne indichi un'altra, e comunque all'interno ci sono anche diverse ulteriori spaccature, ricordando inoltre che siccome votano i gruppi parlamentari, qui i partiti non possono evidentemente avere il controllo totale, insomma, sui gruppi parlamentari, anche perché il voto è segreto. Come giudica fino a questo momento, diciamo, queste trattative? Abbiamo perso tempo oppure è inevitabile che si parta da dei nomi magari poco credibili? Intendo per il Quirinale, vedi Nordio come il nome che è stato fatto da Giorgia Meloni, o insomma altri, che potrebbe anche essere, che ne so, il Mattarella bis, per poi arrivare a quello corretto. Professore? Guardi, ovviamente per quel che mi riguarda Carlo Nordio sarebbe una scelta eccellente, un uomo di visioni assolutamente liberali, anche un uomo che è stato il primo a dire: io non ho mai fatto neanche il consigliere comunale, quindi non è per me. Diciamo così, negli ultimi giorni veramente non si è capito dove volessero andare a parare questi partiti politici. Da una parte abbiamo Enrico Letta che insiste sul fatto che deve tutelare Draghi e quindi in qualche modo porta la candidatura di Draghi, che è fuori da giochi partitici, all'interno del campo del PD e la rende meno digeribile a Salvini, una strategia strana per arrivare alle elezioni di Mario Draghi. Dall'altra abbiamo Matteo Salvini che ha ucciso la possibilità anche di andare a una conta e di perdere. Ma ogni tanto in politica anche le sconfitte sono segnaletiche importanti, sul nome di Silvio Berlusconi, un nome che qualche cosa, per usare un eufemismo, significa per quella coalizione e per gli elettori di quella coalizione, e si è messo a sparare nomi diversi in un modo difficile da capire. Lei citava prima Nordio, dicevamo, ma quando il centrodestra dice Nordio, Moratti e Pera, con l'intenzione di bruciarli, senza provare a contarsi su nessuno di essi, ora si astiene dal partecipare alle votazioni, dice che si arriva domani su un nome istituzionale, non si capisce bene che cosa è stato fatto in questi giorni. Direi grosso modo che in realtà quello a cui si sta pensando e quello che sta dietro le candidature, quello che veramente interessa ai partiti e ai parlamentari, sono due cose diverse. La prima è la durata della legislatura. Quasi tutti i parlamentari vorrebbero che la vita della legislatura proseguisse, il numero dei parlamentari viene fortemente ridotto dalle prossime elezioni, quindi molti di loro perderanno, insomma, questo particolare posto di lavoro che occupano ora.
E questo è vero anche per partiti grossi, per partiti che hanno avuto un risultato elettorale significativo alle ultime elezioni, come la Lega, a maggior ragione per i 5 Stelle, che se i sondaggi sono confermati uscirà decimato dalle prossime elezioni. E il secondo punto è legato a questo primo punto, cioè la legge elettorale. Quale sarà il sistema elettorale con il quale noi torneremo a votare? Se la legge di oggi, che spinge in qualche modo a un consolidamento a livello coalizione, oppure, come desiderano in molti, una legge elettorale invece proporzionale, che faccia venir meno, magari non già dalle prossime elezioni, ma diciamo così col passare del tempo, l'idea che gli italiani debbono scegliere tra destra e sinistra, faccia aumentare il voto identitario per partiti differenti, che poi dopo le elezioni si trovano in Parlamento, formano maggioranze che possono avere una configurazione diversa da quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni. Io penso che i parlamentari e anche i leader politici stiano pensando a queste due cose. C'è un partito e c'è una leader, che sono Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, che in qualche modo ha un sentiero abbastanza chiaro davanti a sé, cioè vorrebbe, se possibile, elezioni anticipate senza andare avanti per un altro anno di legislatura, che sarà comunque un anno molto confuso di campagna elettorale permanente e con grossi problemi a livello internazionale ed economico, e un governo per necessità più debole che in passato. E nello stesso tempo Meloni vuole anche restare con la legge elettorale attuale, perché per andare al governo Fratelli d'Italia ha bisogno di una coalizione nella quale ci siano anche la Lega e Forza Italia, perché non è un partito che possa mettersi a votare al centro. Negli altri gruppi parlamentari, come lei diceva, le opinioni sono diverse. I 5 Stelle da una parte evidentemente non vorrebbero andare a votare domani, appunto perché la maggioranza di loro perderebbe il posto, però per esempio Giuseppe Conte, che oggi è il leader di quel movimento, e tra un anno chissà dov'è, chissà se è ancora lì o se tornerà a fare il suo vecchio mestiere, potrebbe essere tentato dalla prospettiva del voto anticipato. Che cosa intende fare il PD? Probabilmente anche nel PD c'è chi vorrebbe votare presto per rinnovare i gruppi parlamentari e in qualche modo depurarli, tra virgolette, mi permetta l'uso di questa brutta parola, dagli elementi renziani che prevalevano dall'elezione precedente. E ci sarà invece chi preferisce restare aggrappato con le unghie e con i denti alla situazione attuale. Diciamo così, all'altro estremo della Meloni stanno non tanto i parlamentari di sinistra, ma quelli di centro, cioè tutto quello che va da Berlusconi a Renzi, che sogna una legge proporzionale per potersela giocare, per diventare l'ago della bilancia, per formare magari maggioranze che vedano da una parte il PD e dall'altra la Lega, con un assetto inedito rispetto a quella che è stata la lotta politica italiana negli ultimi 20 anni. Ma il centro ha bisogno di tempo, di una legislatura che duri, quindi verosimilmente del governo Draghi che continui, di una legge elettorale proporzionale, e per queste figure, per questo progetto, ovviamente cosa può esserci di meglio che un centrista come Pier Ferdinando Casini, Presidente della Repubblica. E infatti, d'altra parte, dal centrodestra è stato detto che arriverà un nome importante dal punto di vista istituzionale. Intanto sono su Ansa che scrive: fumata nera, voti a Mattarella e Di Matteo, magistrato, stallo tra i partiti, in campo anche Belloni, che piace, o meglio che non dispiace, a Giorgia Meloni, ma è arrivato un no secco da Matteo Renzi, che insomma potrà anche aver perso ogni tipo di consenso, ma evidentemente continua ad avere un peso importantissimo all'interno degli equilibri parlamentari. Le chiedo se questo nome, diciamo, che si aspetta dal centrodestra può essere Casini, può essere la Elisabetta Belloni, che comunque sia è appunto un altro dei nomi che continua a ricorrere. E le chiedo anche che, se dovesse saltare Draghi, se diciamo Draghi non dovesse essere scelto come Presidente della Repubblica,
si può parlare di sconfitta politica da parte dell'attuale Presidente del Consiglio? Guardi, il Presidente del Consiglio fa il Presidente del Consiglio, non rappresenta nessun partito politico, sicuramente ha fatto filtrare, ecco sì, nella conferenza stampa di fine anno una sua disponibilità per questo percorso che poteva portarlo al Quirinale, ma devo dire, prima di parlare di una sua sconfitta politica su questo tema ci andrei piano, insomma fa un altro mestiere, rappresenta le istituzioni italiane ai vertici, ha un ruolo di governo, quindi non credo che sia appropriato insomma trasformarlo in uno dei contendenti. Per quanto riguarda il nome di centrodestra, il nome accettabile al centrosinistra, eccetera, direi un po' questo. I partiti sceglieranno, devono scegliere un presidente sulla base delle loro convenienze. Le loro convenienze che in parte, come dire, sono sovrapponibili al bene del paese e in parte no. Per esempio, credo che farebbe bene al paese avere un Presidente della Repubblica che esercita fino in fondo le sue prerogative e ogni tanto, come dire, rimanda un po' di norme, un po' di leggi in Parlamento, magari le fa pure riscrivere, ma questa non è ovviamente ciò che i partiti si auspicano. Però essi vorranno un Presidente che in qualche modo possa rappresentare efficacemente il paese, che possa gestire relazioni internazionali complicate, che conosca le regole della lotta politica, che possa pervenire a sintesi che possono essere difficili in futuro. Stanno cercando anche in qualche maniera di affermare, diciamo così, nuovamente la centralità della politica, di qui le perplessità di alcuni nei confronti della candidatura del Presidente del Consiglio, che non è un politico di carriera, che arriva a fare il Premier dopo essere stato professore universitario, un funzionario pubblico molto importante, il governatore della Banca d'Italia, il Presidente della BCE, quindi un percorso diverso da quello dei Presidente della Repubblica precedente, ovviamente con l'eccezione di Carlo Azeglio Ciampi, che però aveva fatto primo ministro prima e il ministro del tesoro poi, quindi aveva avuto un apprendistato politico, diciamo così, più lungo di quello di Mario Draghi. Ecco, se scegliessero un rispettabilissimo diplomatico, un funzionario di carriera come la Belloni, dopo aver detto di no a Draghi, francamente la cosa sarebbe un po' sorprendente, perché è un profilo che ha dal punto di vista dei partiti e della politica tutti i problemi che ha Draghi senza averne i vantaggi, cioè quella straordinaria facilità di rapporti internazionali e quella credibilità presso le istituzioni finanziarie che rende Draghi un babysitter, per così dire, molto attraente per i partiti. L'altro nome in campo che sembra emergere è quello di Casini, è il nome trainato da Matteo Renzi. Dal punto di vista di Renzi è indubbiamente una scelta eccellente per i motivi che dicevamo prima, è un presidente centrista che in qualche modo può propiziare quel rimescolarsi di carte al centro della scena politica, che è lecito e assolutamente verosimile aspettarsi per i prossimi anni. Ha un grosso vantaggio, c'è una grandissima esperienza parlamentare che lo rende probabilmente diciamo così più gradito a senatori e deputati che avrebbero l'impressione di votare per un loro collega. Su Casini c'è stato di recente l'irrigidimento della destra. Io credo abbia ragione Gaetano Quagliariello, che ha detto che Casini sarebbe il presidente della Repubblica più a destra, tra virgolette, della Seconda Repubblica in Italia. Perché? Perché uno che alla fine nel 94, quando la Democrazia Cristiana si stava trasformando in Partito Popolare, lui scelse di uscire e di mettersi con Berlusconi, cioè è uno che in un momento chiave della nostra storia politica decise che il suo posizionamento era a destra, tra virgolette. È anche vero che alle ultime elezioni
è stato eletto col PD, e tra l'altro col PD a Bologna, quindi insomma casa sua, ma anche un luogo molto particolare nella storia di quel partito, e questo ha fatto sì che da principio Salvini lo abbia escluso dal novero delle personalità di centrodestra. Questo è un problema perché, come dire, non è strano che nelle elezioni per il Quirinale alla fine si arrivi su candidature che per qualche ragione si erano escluse in precedenza. Però a furia di dire tutti i giorni che Casini non è una personalità di centrodestra e che Draghi è meglio resti a Palazzo Chigi, le forze per l'appunto del centrodestra e in particolar modo Matteo Salvini, che ha preteso comprensibilmente di essere lui quello che sceglieva e trattava per tutta la coalizione, stanno esaurendo un po' delle opzioni disponibili. Per intenderci, se domani si arriva a votare Mario Draghi, che è tutt'oggi una possibilità e credo non delle più improbabili, è diverso che se si fosse votato Draghi tutti assieme alla prima votazione. Un conto è sembrare coloro che costruiscono una scelta di un certo tipo, e un conto è fare la figura di quelli che invece la subiscono perché tutte le altre alternative si sono rivelate dei vicoli ciechi. Scheda bianca dunque oggi per PD, Movimento 5 Stelle e Leo, disponibile a un confronto per la ricerca di un candidato condiviso su per parte, sì, no di Salvini a, peraltro a Pier Ferdinando Casini, nonostante sarebbe il Presidente della Repubblica più a destra dal dopoguerra, come ricordava il professore citando Quagliariello. A Fratelli d'Italia non dispiacciono Cassese e Belloni, da PD a Lega la richiesta per la doppia votazione. Va ricordato, non l'abbiamo ancora fatto, lo faccio adesso, che da oggi bastava la maggioranza assoluta, cioè i 505 voti per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Professore, un'ultima domanda che so probabilmente meriterebbe molto più spazio, ma le chiedo di condensare in un paio di minuti, che poi abbiamo la pubblicità che incombe, ma non è politica, o meglio, riformulo, per la politica è difficile secondo lei capire che in questo momento, con le incertezze del Covid, le incertezze dell'inflazione, delle materie prime che salgono, del PNR da valutare, è troppo chiedere alla politica di, diciamo, proseguire il passo indietro che di fatto ha dovuto fare con l'arrivo di Draghi, e di aspettare le elezioni naturali del 2023 e quindi diciamo mettersi nelle condizioni di poter scegliere o una figura come Mario Draghi al Quirinale e una figura di commissariamento, la chiamo così, a Palazzo Chigi fino a 2023, oppure tenersi Draghi, insomma, fino alla fine del mandato, e una figura sul Quirinale che appunto possa essere super partes, anche se forse, diciamo, la domanda è più specifica secondo me nel primo di scenario. A lei. Guardi, non si possono mandare le due palle in buca assieme, e questo è uno dei problemi di questi giorni. Cioè, si pensa che si possa fare assieme la scelta del Presidente della Repubblica e l'accordo sul governo, ma adesso si sta scegliendo il Presidente della Repubblica e bisogna stare su quello. Il destino del governo Draghi, ovviamente nel caso in cui Draghi vada a fare il Presidente della Repubblica, è segnato, ma non si può immaginare che il Presidente del Consiglio, adesso che sta facendo il Presidente del Consiglio, faccia anche le consultazioni sul capo del governo che dovrà scegliere da Presidente della Repubblica. Non può andare così, e infatti i tentativi in quella direzione sono parsi quanto mai goffi. D'altro canto, le questioni che lei giustamente cita, cioè le tensioni internazionali sull'Ucraina, il fatto che, a dispetto della sua scomparsa dalle prime 10 pagine dei giornali, la pandemia ci sia ancora, e anzi il governo abbia preso nell'ultimo mese, insomma, tutta una serie di decisioni non da poco in quell'ambito, la crisi energetica, il ritorno dell'inflazione,
sono tutti argomenti che non solo nella narrazione più facile per i partiti politici, ma direi insomma anche nel racconto più comprensibile per le persone, militano a favore dell'idea di lasciare il Presidente del Consiglio lì dov'è. Ovviamente questo però per i partiti vuole anche dire, insomma, limitare, perimetrare il campo di gioco di Draghi e rifiutare di portarlo al Quirinale. È il fatto che la sua è una figura ingombrante, il suo passato, il suo curriculum che rendono possibile l'opzione Quirinale, ma se va al Quirinale, per l'appunto, una certa incertezza sul futuro del governo c'è lo stesso, così come c'è incertezza sul futuro del governo se per caso ci fosse una maggioranza, insomma, risicata, nella quale non tutti i partiti che sono al governo sono presenti, perché questa maggioranza diversa sul Presidente della Repubblica potrebbe anche voler dire che gli stessi partiti non se la sentono di continuare a stare al governo assieme. Del resto, ci stiamo avvicinando alle elezioni, è normale che i partiti politici facciano ciascuno il suo interesse traguardando l'appuntamento elettorale, ed è anche normale che ci sia qualcuno che pensi che in quest'anno sia più comodo stare all'opposizione che al governo. Grazie ad Alberto Mingardi, direttore generale Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio e alla prossima.